Dura solamente un istante il tempo per Isabella Dayton di aprire l'incontro con un triplo da lead off, il sogno azzurro di tentare uno sgambetto sugli Stati Uniti che avrebbe avuto del clamoroso, e la potenza di Jesse Warren a impattare su una palla bassa di Toniolo e spedirla oltre le recinzioni per il 2-0 statunitense che indirizza la gara. Team USA allunga ulteriormente nella terza ripresa in un modo simile rispetto al primo punto. Nel quarto inning, per la prima volta nella partita, la difesa azzurra riesce a tenere a zero le ragazze a stelle strisce, ma la dominanza di Faraimo contro il lineup di Italia Softball prosegue almeno sino al quinto attacco, quando un singolo di Melanie Sheldon a destra interrompe la striscia di battitori ritirati consecutivamente, ma non dà il via alla rimonta azzurra grazie al nono strikeout della partita, proprio della Faraimo. Il quinto attacco statunitense è quello che pone fine alle ostilità. Bates, Jacquish e Jefferson riempiono le basi che Warren, pericolo numero uno per la difesa azzurra, svuota impattando il primo lancio di La Catena. Gli Stati Uniti vincono 7-0 e con questo successo raggiungono Giappone e Regno dei Paesi Bassi al Super Round, mentre la quarta squadra che accederà al girone per le medaglie si scoprirà solamente al termine di un incontro tra Italia e Canada che praticamente fungerà da vero e proprio spareggio. Le azzurre ci credono.